Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con G-Data Total Protection 2014. Parliamo della soluzione software più completa che G-Data è in grado di offrire per la protezione dei vostri computer. Di base c'è l'antivirus, che fa appunto l'antivirus, c'è l'Internet Security, che oltre all'antivirus vi aggiunge il firewall, e poi c'è il Total Protection, che vi aggiunge alcune feature extra, come per esempio il tuner, la soluzione di backup e quant'altro. La comparativa precisa la trovate online, quindi se mi sono perso qualcosa l'ho fatto apposta, tanto così ve la andate a vedere online. Adesso vediamo di dare un'occhiatina invece all'interfaccia del programma. Qui troviamo G-Data, come vedete abbiamo una pagina di menu. Finalmente, cosa che bisogna ammettere, l'interfaccia è piacevole. Di solito invece non era al massimo, ecco, da interrogare, perché non sempre aveva appunto una facilità di consultazione. Non che non fosse utilizzabile, ma con questo upgrade finalmente si raggiunge una buona facilità nel trovare le varie informazioni. Di base sia la versione 2013 che la 2014 sono comunque buone da un punto di vista della protezione di malware. Basta vedere l'elevatissimo punteggio che poi G-Data va a collezionare nelle AV Comparatives, quindi tranquillamente sia la 2013 che la 2014 funzionano. Vi ricordo di tenere sempre aggiornate le definizioni, le firme virali, questa è una cosa fondamentale, e per quanto riguarda l'interfaccia è ovvio che se voi avete preso l'abbonamento annuale, biannuale o per qualsiasi lasso di tempo, per la 2013 potete tranquillamente fare l'aggiornamento alla 2014 ottenendo in pratica la stessa bontà di protezione di prima con la nuova interfaccia. Per quanto riguarda il programmino, sì dai, partiamo dalla versione generale. Allora, trovate appunto la welcome screen, trovate poi la possibilità di trovare appunto la protezione antivirus, il firewall, il backup, il tuner, la cassa forte e l'auto start manager. Per quanto riguarda la pagina di benvenuto ci sono quattro aree di base, quindi trovate l'aggiornamento in merito alla licenza, qui se avete una licenza di un anno, due anni, insomma in basso a sinistra vi va praticamente a fare il riassunto. Per quanto riguarda invece messaggi vi dice aggiornamento del programma disponibile, infatti se voi andate nei tre puntini che trovate in alto, se andate in informazioni, qui notate che questa Total Protection è la 21.0.1. Quella successiva non ricordo se è 21.24.0.2 o qualcosa di simile. Ad ogni modo, quando il messaggio vi dice che c'è la versione da aggiornare, significa proprio che è il programma che necessita un aggiornamento. Probabilmente è uscita una build, una patch successiva necessaria, il programma vi ricorda che dovete fare l'aggiornamento. Per quanto riguarda questa versione, noi l'abbiamo installata in diretta video, dove vi mostravamo in pratica come si scarica, si installa, si configura. E per quanto riguarda il software in questione, meriterebbe sicuramente di essere aggiornato. Noi vi facciamo invece vedere appunto una serie di messaggi, tra i quali per esempio anche la gestione database, cioè le firme virali, quelle che si diceva poco fa, sono aggiornate, come vedete cambia il colore, quindi verde va bene, giallo, prestate attenzione, rosso diciamo che non va bene. Per quanto riguarda poi le varie voci, trovate protezione in tempo reale, attivo, ultima scansione in modo inattivo 25/6/2013 alle 20:37, cioè una decina di minuti fa. Firewall, protezione normale, protezione web attiva, verifica email attiva, protezione alla spam attiva. Sta a voi scegliere cosa volete, attivo o disattivo. Potete andare in protezione da spam, eventualmente disabilitare, disattivare, scegliere un attimino le impostazioni direttamente da questa pagina appunto di benvenuto. Con la X chiudete. Come vedremo poi, nella parte in alto a destra della nostra interfaccia troviamo appunto apri log per andare a vedere cosa ha combinato il programma. Oppure troviamo le impostazioni, vedete questo è un pannellino a parte che è riservato alle impostazioni. Ora le rivediamo un attimino, vedete che quindi la nostra interfaccia diventa grigia, quindi l'attenzione ci viene ad essere concentrata sulle impostazioni. Partiamo dall'inizio, essenzialmente lo stesso tour che abbiamo realizzato sulla versione 2013 può essere applicabile in larghissima misura a questo 2014. Dal punto di vista delle impostazioni non è cambiato tantissimo. La cosa utile, nella parte in alto, trovate la possibilità di salvare le impostazioni, una volta che magari ci dedicate 5, 10, 50 minuti per la configurazione, potete salvare il tutto, e è palese che sia anche possibile caricare le impostazioni. Per quanto riguarda l'eventuale ripristino, avete anche questo. Partiamo dalla prima voce, generale, computer standard, che è la feature consigliata, oppure computer lenti.
Di base il consiglio computer standard, ho avuto modo di provare questo G-Data anche su computer che erano delle ciabatte, andava. A meno che non sia veramente una chiavica il computer, quindi è magari dotato di un processore lento, una RAM fatta con i Lego e un disco meccanico tipo da 2000 giri, di base G-Data veramente influisce poco sulle prestazioni. È altresì ovvio che se vi ritrovate un SSD non dovreste minimamente curarvi di questo campo. Di base lasciate computer standard consigliato affinché si possano utilizzare entrambi i motori di scansione, perché si ricorda G-Data utilizza due motori di scansione antivirus. Abbiamo a questo punto la possibilità di utilizzare una password per quanto riguarda l'eventuale protezione. Può essere utile o meno, capiamoci, se il computer lo utilizzate solo voi la password sull'antivirus non serve. Passiamo al pannello antivirus, la parte, diciamo, il core business di G-Data. Abbiamo il guardiano antivirus, lasciatelo attivato, le impostazioni che vedete in questo momento sono quelle che trovate di default e sono quelle che vanno bene. Potete comunque personalizzarle in base alle vostre necessità, io consiglio di base di lasciare quello che trovate di default e vedere se già soddisfa i vostri requisiti, poi eventualmente lo personalizzate. Potete anche imporre delle eccezioni, per esempio potreste andare a inserire, per esempio, una unità, una directory, un file. Vedete che a scalare tutte le altre finestre diventano grigie, quindi il rosso vi identifica quella attiva. Potete escludere un'unità, una directory, un file, quindi potete, per esempio, se avete una directory dove voi collezionate per vostro amore e gioia tutti i virus, potete escludere quella cartella dalla scansione. Contenti voi, il programma lo fa. Per quanto riguarda l'utilizzo dei motori, ovviamente teneteli sempre attivi entrambi, di base questa cosa appunto non pesa granché sulle risorse del sistema. Nello specifico noi adesso ve lo stiamo mostrando su Zeus 1.0, la nostra macchina di benchmark, tuttavia altresì ovvio che anche su macchine meno prestanti, notebook, gira appunto in maniera assolutamente fluida. Avete poi la scansione manuale. Ah, piccola parentesi, potete farlo suonare nel momento in cui rileva un virus. Scansione antivirus manuale, cioè quando in pratica voi lanciate una scansione su una cartella, non so, fate pulsante destro o scansiona cartella. A questo punto avete sempre la stessa medesima impostazione di prima, potete comunque settare delle eccezioni o andare nelle avanzate. Nelle avanzate che prima non vi abbiamo fatto vedere, ve le facciamo vedere adesso, trovate per esempio le euristiche, i controlli, archivi, vedete in questo caso è selezionato tutto. In base, ecco, alle necessità di sicurezza da parte vostra, potreste per esempio selezionare o deselezionare determinati file. Dipende anche per esempio se una pennetta avete la certezza matematica che la utilizzate solo voi, potete impostare la verifica solo sui file nuovi, a differenza magari di pennette che non si sa da dove arrivano e allora è meglio scansionarle per intero. Abbiamo gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti, in questo caso noi abbiamo un nome utente e una password provvisori, di base comunque fate l'aggiornamento ogni un'ora, che è la soluzione più adatta. Per quanto riguarda nome utente e password, in questo caso appunto abbiamo dei valori predeterminati dal fatto che appunto siamo su una trial. È ovvio che nel momento in cui voi pagate un abbonamento annuale, biannuale, io consiglio la variante biannuale da più di un computer, così da massimizzare lo sconto che vi fa G-Data. Per quanto riguarda il nome utente, ovviamente qui avreste il vostro nome utente e non questo che DR17, D13, eccetera, è alquanto incomprensibile. Protezione web vi verifica il contenuto HTTP e vi dà supporto con BankGuard alla protezione nel momento in cui per esempio visitate il sito della vostra banca. Potete andare comunque nelle avanzate e stabilire le porte da monitorare, quindi per esempio la porta 80, la 443, e stabilire nella parte inferiore la dimensione dei file scaricati che voi volete verificare. Di base qui c'è verificare solo download di 2 MB, più alzate, più abbassate, diciamo, questo valore, più la scansione su appunto elementi scaricati dal web diventa appunto intensiva, dipende ovviamente sempre dalla vostra necessità. Eccezioni anche nel caso della protezione web, anche in questo caso voi potete fare nuovo, per esempio impostare un URL e dargli una descrizione, per esempio facciamo che andate su un portale del meteo, un portale social, su un sito di tecnologia, su un sito porno, insomma andate dove vi pare, se inserite l'URL e inserite la descrizione, vi ricordate facilmente perché l'avete magari escluso. Io consiglio di lasciare sempre attivo.
Poi libertà vostra, fare come preferite. Gidateli per quello, scansionare il sito web appunto implica una scarsità di richiesta di risorse, quindi andate tranquilli a lasciare tutto attivo. Verifica email vi permette di avere una sorta di filtro quando vi arriva la posta, quindi dà una controllata per esempio se utilizzate Outlook, c'è un plugin che si installa in Outlook e vi permette di fare un check della posta che scaricate. Potete comunque utilizzare anche client esterni di posta di altra natura, non ci sono obblighi particolari oppure limitazioni al solo Outlook. Se però utilizzate altri software, non ci sono plugin, dovete impostare la porta. Quindi per esempio l'SMTP dovete dare un check sulla porta 25. Se volete l'IMAP, utilizzate la 143, analogamente il POP3 è basato sulla 110. Questo significa che dà una controllata alle mail in chiaro. Se però voi utilizzate per esempio il protocollo SSL per cifrare lo scambio posta, in quel caso l'effettivo controllo sulla porta e sulla mail che viene scambiata, essendo appunto basato su SSL, non sempre risponde al vero. Quindi in quel caso, se utilizzate appunto sistemi avanzati, io consiglio sempre per certezza di inserire per esempio il vostro messaggio o il vostro allegato che volete aprire, lo mettete sul desktop, pulsantino, scansiona e così fate un check con assoluta certezza. Per quanto riguarda la verifica automatica virus, un'altra cosa che trovo interessante, io vi consiglio di lasciarlo attivato. Di base, in pratica, nel momento in cui il computer non fa nulla, cioè voi non state facendo nulla al computer, ve ne siete andati a bervi un caffè, a farvi un giro per la casa, siete andati in bagno, cioè qualunque menata che voi fate lontano dal computer, il computer rileva che l'utente non sta muovendo mouse, tastiera e niente, quindi si trova nella possibilità di fare una scansione dei dati memorizzati senza intralciare l'attività dell'utente. In questo modo il sistema riesce quindi a fare una scansione di tanto in tanto. Ho notato che nel momento in cui voi lanciate questa scansione, diciamo perché ve ne andate, la scansione pare, dico pare perché appunto non ho certezza matematica perché ho fatto qualche prova, ma il tutto pare riconoscere anche quando il sistema è a pieno carico. Quindi nel momento in cui per esempio voi ve ne siete andati, ma non è che avete abbandonato il computer, ma l'avete lasciato mentre renderizzava un filmato, un disegno, qualunque cosa che voi andavate appunto a fare, se la CPU per esempio è stressata al massimo, quindi le vostre risorse sono sfruttate da un'applicazione essenzialmente, GData non si intromette, quindi non va a fare scendere le prestazioni che la macchina può offrire, quindi non è che vi allunga il tempo di rendering, giusto per fare una sorta di sunto. Non ho avuto prova contraria di questa impressione, quindi vi confermo quello che mi sembra appunto nell'utilizzo quotidiano. Per quanto riguarda l'anti-spam, potete abilitarlo o meno, dipende da quanta monnezza vi ritrovate nella vostra casella email. Metti che sia piena di mail sul casino online, sull'amica dell'Ucraina che da un pezzo che voleva chiamarvi ma era timida, dal Viagra, dal Chalice o da qualunque altra pubblicità indesiderata vi arriva nella posta, in base a questa quantità voi dovete scegliere se attivarlo o meno. Se avete una casella pulita, il filtro anti-spam potreste anche considerare di eliminarlo. Libertà vostra, sia chiaro. Nel momento in cui voi volete andare, per esempio, a stabilire come reagire ai diversi livelli di sospetto oppure di alta probabilità, sempre in merito allo spam, potete aprire la paginella reazione e, per esempio, imporre al programma la modifica, con l'aggiunta per esempio di un prefisso nell'oggetto, la modifica del messaggio email. Potreste anche utilizzare una cartella doc, cioè la cartella per esempio anti-spam. Avete le impostazioni avanzate? Sono basate essenzialmente sui criteri a favore oppure a sfavore per quanto riguarda la gestione spam. Dipende in questo caso cosa volete andare a utilizzare. Tuttavia, come visibile, potete andare tranquillamente a gestire il tutto come preferite. Per quanto riguarda eventuali filtri, potreste per esempio filtrare gli script HTML oppure filtrare allegati pericolosi, come vedete, il tutto è facilmente raggiungibile. Nelle varie andate in pratica a utilizzare eventuali impostazioni per programmi di terze parti per quanto riguarda l'utilizzo del POP3 o per esempio in Microsoft Outlook il check
dei messaggi ancora non letti nella posta in arrivo o quando appunto aprite il vostro programma. Passiamo a questo punto al firewall. Il firewall è un pochino più complesso, ecco, diciamo, da spiegarvi. Nel momento in cui andate a utilizzare il firewall, io consiglio di partire con il pilota automatico e con livelli di protezione come protezione normale. Già con la protezione normale il firewall controlla appunto intensamente le varie connessioni, i vari programmi. Se voi spostate per esempio su protezione alta, il firewall diventa veramente molto selettivo su ciò che può permettere e non può permettere. Già con il livello su alta protezione potreste incontrare alcuni programmi che non funzionano in maniera perfetta, perché appunto non riescono a dialogare con programmi di comunicazione su internet, non riescono a dialogare in maniera corretta, specialmente se non sono molto diffusi, con il proprio server. Cosa che sconsiglio, a meno di particolari implementazioni, la massima protezione. Massima protezione significa che praticamente il computer viene di per sé chiuso alle varie comunicazioni. Il problema, detto così, potrebbe anche sembrarvi una cosa, ah sì, assolutamente facciamo massima protezione, e nella realtà non è proprio così utilizzabile perché sì, G-Data Total Protection 2014 con massima protezione tenta di blindarvi il sistema, ma molti dei servizi, per esempio extra, come per esempio la riproduzione su un dispositivo remoto, l'utilizzo di protocolli di condivisione wireless all'interno della vostra rete domestica, se avete un media player, qualunque menata che necessita di una connessione anche interna alla vostra rete, ma esterna al vostro computer, e ogni tanto crea dei conflitti la cui risoluzione non è sempre immediata, perché dovete capire alcune volte quale componente attivato dal vostro programmino di condivisione file all'interno appunto della rete, quale componente deve avere accesso a quale porta. Potete tranquillamente farlo, ci mancherebbe, ma a meno che non abbiate necessità particolari, tale ricerca del pelo nell'uovo, io la sconsiglio perché appunto allunga la fase di test. Ad ogni modo potete anche utilizzare la creazione manuale delle regole per il firewall. Vi chiede in pratica il programma, ogni qualvolta ha dei dubbi, cosa fare. Mentre il pilota automatico vi permette in pratica di capire, guarda che il programma, per esempio facciamo Skype, normalmente comunica su questa porta, ha necessità di comunicare con l'esterno, e allora il pilota automatico conosce quel programma e gli dà automaticamente accesso. Se voi utilizzate le regole manuali, dovete andare a gestire in maniera manuale, appunto, i vari diritti di accesso e comunicazione su quale protocollo, su quale porta. Come vedete, potete selezionare o deselezionare anche il pilota automatico. Per quanto riguarda il tuner è semplicemente è una sorta di ccleaner, capiamoci, quindi va a ottimizzarvi in maniera facile la gestione della vostra macchina. Per esempio, potete stabilire di eliminare i dati di ripristino dopo tot giorni, o come anche i dati vecchi, come anche gli eventuali collegamenti inattivi, cioè dipende anche cosa vi serve essenzialmente. Ad ogni modo potete entrare nella configurazione per specificare cosa esattamente dovete andare a eliminare e conservare, potete impostare anche un'eventuale protezione dei file e soprattutto potete impostare una pianificazione. Esattamente come la scansione in modo inattivo, nel momento in cui voi pianificate un trattamento di salute nei confronti del vostro sistema, andate a dire, guarda, ogni martedì, che ne so, alle 3 del mattino, se il computer è attivo, ovviamente, se è spento rimane spento, ma se il computer si trova nella necessità di essere sveglio alle 3 del mattino di martedì, fai una pulizia. Potete ovviamente farlo ogni martedì, ogni ora, quotidiana, insomma, va a libertà vostra, cerchiamo di capirci. Controllo dispositivi vi fa semplicemente una sorta di scansione in base al tipo, alla classe del dispositivo che voi andate ad attaccare al computer, per esempio pennette USB, dischi ottici che ultimamente stanno scemando la loro presenza in ogni dove, oppure unità a dischetti, insomma, ormai direi che sono belle che storiche. Comunque, come vedete, partiamo dalle pennette che sono quelle più diffuse, arriviamo ai dischetti che sono tantinello obsoleti, quindi ve le mette per impostazione predefinita. Vedete, se noi andiamo a selezionare per esempio le USB, che sono tendenzialmente quelle più utilizzate, voi potete andare a
modificare le regole, vedete, potete accesso ai supporti dati removibili quando sono uscito leggermente dall'inquadratura, quando non si può applicare nessuna regola specifica all'utente o del dispositivo, blocca accesso, punto, fatta. Quindi se voi per esempio avete la necessità di bloccare l'accesso perché lasciate il computer acceso e non fate il blocco computer, questa cosa può agevolarvi. Sia chiaro che nel momento in cui voi bloccate il computer, quindi avete una password di protezione per il computer, il fatto di avere appunto questo blocco diventa un extra, perché nel momento in cui arriva vostro fratello, vostro collega, la vostra tipa e non conosce la password, comincia già a farsi un attimino più difficile rovinargli il computer. Chiudiamo con il backup. Come vedete, noi abbiamo una directory per file temporanei, nel nostro caso è cusers.provv.fms, cioè provvisorio fms che for mobiles, che è il nostro nome utente perché noi siamo ricchi di fantasia, tuttavia poi andiamo in appdata, local temp, possiamo comunque cambiarla e possiamo impostarla come più ci piace. Questo per quanto riguarda le impostazioni generali. Per quanto riguarda i pannellini, abbiamo la protezione antivirus, vedete abbiamo link veloci che prima avevamo raggruppati in un'unica pagina, qui ce li abbiamo spalmati su più videate. Troviamo scansione antivirus, possiamo verificare il computer, cioè tutti i dischi, oppure verificare la memoria di avvio automatico, verificare una directory specifica o supporti removibili, quindi insomma, come, o possiamo verificare la presenza di rootkit. Abbiamo a questo punto la possibilità di passare al firewall. Come vedete siamo nel firewall che poi è la stessa cosa che trovate all'interno delle impostazioni che abbiamo raggiunto da questa pagina di benvenuto, giusto per capirci. All'interno del firewall trovate il tipo di protezione, modalità, reti, attacchi respinti, in questo caso zero, anche perché il programma è stato appena installato e la macchina è stata appena installata, quindi di certo eravamo puliti. Abbiamo comunque la possibilità di modificare anche la gestione reti o le regole, quindi possiamo andare per esempio a impostare cosa deve dialogare dove. Abbiamo il pannello di backup, quindi abbiamo il salvataggio e ripristino di dati a vostra scelta, possiamo anche poi impostare determinate azioni extra, come per esempio aggiornare archivi online oppure masterizzare su un disco ottico. A questo punto cominciamo ad avviarci, diciamo, verso la conclusione. Il tuner è lo stesso che abbiamo fatto vedere nelle impostazioni, solo che qui ce l'avete ad accesso facilitato, perché appunto riuscite ad andare a modificarlo senza entrare nelle impostazioni. Potete effettuare anche il ripristino di eventuali punti di salvataggio, perché magari il computer funzionava meglio prima di aver installato, che ne so, un aggiornamento, un driver, qualche menata che l'ha sporcato. Abbiamo la cassaforte dati, vi permette in pratica di creare delle zone sicure all'interno delle quali salvare appunto determinati dati di vostro gusto, e abbiamo l'Auto Start Manager. Di base vedete per esempio che potete utilizzare un pannello dove trovate l'autostart senza ritardo e l'autostart con ritardo. Se avete una miriade di applicazioni che si avviano e purtroppo sono tutte necessarie, questo pannello vi viene in aiuto perché vi permette appunto di fare l'autostart di un'applicazione ma impostando un ritardo. Personalmente consiglio di avere un avvio pulito, quindi con i programmi proprio il minimo indispensabile, e attivare i programmi extra che vi servono solo quando vi servono. In questo modo il boot sarà sempre preciso e pulito, avvierete l'eventuale programma solo nel momento in cui andate effettivamente a necessitare di quel programma. Se però la vostra macchina per forza di cose deve essere piena di software all'autoavvio perché li volete in autoavvio per qualche motivo vostro, che ovviamente a me non deve interessare, il pannellino finale, ma la macchina, la cosa importante, non è dotata di prestazioni particolarmente rilevanti, per esempio c'è un meccanico come disco anziché un SSD, il pannello in fondo può venirvi in soccorso. Io, come detto, consiglio di utilizzare, potendo, un SSD con pochi programmi in autoavvio, così da avere una macchina fondamentalmente pulita dove il tutto gira in maniera adeguata. Sia chiaro che per SSD non è necessario spendere 500-600 euro di SSD, ci sono SSD anche entry level che funzionano sicuramente meglio di un qualunque meccanico. Detto ciò, la panoramica su Total Protection 2014 termina così. L'interfaccia è assolutamente da premiare rispetto alla 2013. Per quanto riguarda il funzionamento del programma, non ci sono enormi differenze da un punto di vista della protezione. Ci sono alcune migliorie all'interno delle varie impostazioni, ma enormi differenze in termini di salti di qualità no. La qualità era già alta prima, rimane alta anche adesso, forse leggermente meglio, tuttavia
parliamo comunque di miglioramenti contenuti. Eravamo buoni, rimaniamo più che buoni. Ora è tutto, ad ogni modo, se vi restano dubbi, domande e curiosità, sia noi siamo a disposizione. Io personalmente vi invito a provare il software per appunto un mesetto, ve lo regala Gidata questo mesetto di protezione, quindi provatelo. Se dopo questa demo software non vi fidate, è il metodo migliore per capire se Gidata Total Protection 2014 fa il caso vostro. Ora è tutto, io ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e tutti i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, così insomma da rimanere facilmente in contatto e tempestivamente aggiornati su tutto quanto pubblichiamo. Un saluto, ci si vede online, grazie da Giuseppe Ragozzino.